circuito ATP, ha giocato anche le Olimpiadi. In classifica mondiale, miglior risultato numero 27 al mondo. Ed è cresciuto con Giancarlo Palumbo al centro tecnico di allora, quello di Cesenatico. Un saluto agli istruttori, ai maestri. Però ti ha voluto fare fuori, ti ha voluto fare fuori a te. Hai visto? Lei, Sì, Giancarlo siamo conosciuti, ero un bambino praticamente, avevo 13 anni e insomma è stata una bella esperienza, un maestro duro sicuramente, però che insegna tanto e ti dà tanto per poi per un futuro, insomma, che tutti voi bambini insomma sapete che Non è facile, però è uno sport molto molto bello, sei da solo in campo e le soddisfazioni sono personali, quindi è importante all'inizio avere un maestro che ti insegna, diciamo, tutto. Roberto Baggio, Andrea Agassi, tuoi idoli. Sì, Roberto Baggio, perché siamo le prime emozioni che ho vissuto da ragazzino nazionale. Andrea Agassi lo stesso, io avevo 8-9 anni quando ho iniziato a seguire il tennis, e dagli anni in cui Agassi era veramente forte, un po' stravagante, quindi è stata quella la cosa che mi è piaciuta tanto di lui. Come vedi abbiamo dei giovanissimi allievi, abbiamo detto tutto cuore, sei in campo, ci metti veramente tanto di tuo. Sì. Come puoi spiegare che cosa vuol dire diventare un giocatore numero 27 al mondo a questi piccoli allievi? Ragazzi, non è facile sicuramente, però l'importante è divertirsi, è stare lì in campo, allenarsi, ma la cosa importante, ripeto, è divertirsi e giorno dopo giorno cercare di migliorare per poi, che poi le vittorie arriveranno piano piano, adesso siete ancora piccoli, quindi perdere vi fa anche bene. Come perdere vi fa anche bene? Questo è il messaggio. Bisogna sapere anche perdere. Senti, qui a termine domani una settimana di tennis, però anche momento di socialità, di convivialità. Quanto è importante quello che ti porti dentro anche nel livello di amicizie, dal centro tecnico che poi ti ha costruito come uomo e come giocatore? Ma io ho fatto tantissime amicizie, iniziando quando sono stato a Cesenatico, sono andato via di casa molto, molto piccolo. È importante avere comunque amici che ti stanno vicini, che comunque fanno tra virgolette il tuo lavoro, perché alla fine comunque il tuo lavoro, anche se è quello che mi piace fare, quindi a fare un lavoro che piace penso sia diverso, però è molto importante. Io ho avuto per fortuna tante belle amicizie, ancora adesso ne ho altrettante. Per qualche anno avranno il dilemma discoteca o torneo? Ragazzi, discoteca sicuramente, quello, però poco, tanti tornei e qualche volta anche divertirsi, perché no? Come si fa a viaggiare tanto senza la famiglia, quindi trovando dei punti di riferimento che devono essere necessariamente diversi dai genitori e comunque dai fratelli e le sorelle? All'inizio non è facile, infatti io quando ero ragazzino facevo un po' di fatica, e poi però ti abitui e ripeto, è una cosa che desideravo, che mi piaceva tanto, quindi sono cresciuto prima sicuramente. Ricordo più bello a livello di tornei ATP? Ma a livello, ricordi ne ho tanti, ormai sono tanti anni che gioco a tennis, però quelli che ricordo di più sicuramente sono i primi successi, quelli non si dimenticano mai. Poi ce ne sono tanti altri, però quelli che porto dentro, che ho nel cuore, sono sicuramente i primi. Andiamo a raccontare un po' Tito Starace a livello tecnico, la
diritto alla tua arma migliore, forse il rovescio invece è quella in cui pecchi un pochino di più? Sì, sì, da sempre. Diciamo che il mio colpo migliore è il dritto, il rovescio un po' meno. Per fortuna sono migliorato, sennò adesso cioè non avrei avuto questa carriera sicuramente. Però sì, diciamo che ognuno di noi, a meno che non parli a livelli di Federer, Djokovic, questi qui, ha un punto debole, un po' più debole, diciamo, non debole. Io il rovescio sicuramente. Invece nel diritto sei in classifica mondiale tra i primi giocatori ad avere la prima palla praticamente sempre di sicurezza. Col servizio. Sì, sono stato tanti mesi numero uno come percentuale, quindi poi il mio servizio è particolare, tendo a servire più kick che spingerla, quindi ho una percentuale abbastanza alta. L'avversario più ostico? L'avversario più ostico sono tutti ostici, però ovviamente quando giochi contro Federer, Djokovic e Nadal... Nadal sei tu il giocatore più ostico per Nadal, ricordiamo che insomma l'hai messo un po' in crisi in parecchie occasioni. Sì, ho fatto sempre buone partite con lui anche alle Olimpiadi, persi in 3 set, però loro sono, diciamo, di un altro pianeta quando stanno bene. Avete domande anche, maestri? Per il tipo? I bambini adesso li coinvolgiamo, intanto facciamo rompere il ghiaccio ai maestri, sono sempre quelli più facili da coinvolgere. Nessuno mai? Gli allievi? Qualche curiosità su foto? Partiamo dice da niente. Voi? Nessuna? Foto, fai tu una domanda a loro, facciamo così. Sembrate tutti molto timidi, bimbi. Voglio sapere chi è il più forte di questa fila. Faccio un passo avanti, vediamo se avete il coraggio, eh. Lo spingono. Vediamo. Ma perché voi siete i più forti di quei due? Che avete fatto? Avete vinto qualcosa? No? Sei muti? Ah, no, hai detto di no. Di là invece? Ah, tutte davanti sono, no? Chi è più forte di là? Tu? Che è meno? Sei tutti forti. E anche perché dovrei farli giocare. Una cosa che non manca mai all'interno della tua borsa quando vai a giocare una partita. Non manca mai? Sì. A parte le racchette ovviamente. Qualcosa che si possa dire. Un bel corno. Quello c'è sempre da fare. Altre domande? Proviamo di là a vedere se c'è qualcuno che rompe il ghiaccio. Avete qualche domanda? Un giocatore della squadra di Coppa Davis? No. Hai mai vinto un torneo ATP? Proviamo. No, mi fai fare anche un attimo. No, torneo ATP non l'ho mai vinto, ho fatto 4 finali, però torneo ATP no, non l'ho mai vinto. Posso farmi qua i bimbi? Sì, certo, meglio. Sì, se no venite meglio. Voi che dovete fare le domande, vieni. Mi presentate anche, non... come si chiamava il bimbo che ha fatto prima? Come ti chiami? Come? No, ragazza. Tu? Giovanni. Sì. Fai la domanda da poco. Come ti senti quando giochi in doppio? Ehi, sei un buon doppista. In doppio diciamo che è diverso giocare a singolo e doppio, tutta un'altra cosa, infatti ci sono degli specialisti che fanno solo il doppio e sinceramente quando gioco il doppio cerco di dare tante motivazioni al mio compagno, perché è importante, perché alla fine non sei da solo ma sei con un'altra persona, quindi è importante che ci aiutiamo a vicenda. Preferisci a destra o a sinistra nel doppio? Destra e sinistra. Destra e sinistra, quindi è di tutti. Chi è che aveva delle altre domande? Vieni. Prediligi il gioco sotto rete? Eh? Sei un giocatore sotto rete? No. Ne contiamo anche questi piccoli? No, no, la domanda è io per loro. Io ti conosco, ma loro no. Ma io, diciamo,
A volte, non sono un giocatore da... che sta spesso a rete, però ogni tanto ci vado. In doppio preferisco giocare con delle persone che giocano molto bene al volo e che coprono bene la rete. E io spiego la volta. Quindi quando dopo giocate con lui e volete infilarlo, chiamatelo a rete e poi sapete come fare. Tu sei? Tommaso. Vai. Dove hai vinto un torneo abbastanza importante, il tuo primo? Sì, succede niente del maestro Volume. Sì, ho vinto il primo torneo importante a 12 anni, che sarebbe l'Amberten, il torneo nazionale, e quella è stata la mia prima vittoria, diciamo. Sì. Altre domande, grazie. Vieni. Mi è morto di assaggiare, vedi che poi arrivano le domande. Hai mai battuto uno dei 10 al mondo? Oltre a fare impazzire la dama. Sì, l'ho battuto uno. Grociano. Francese. Non eri sulla veloce. Ho perso con me, cosa mi dirà? Adesso non ce l'ho più. Altre domande da questa parte? Nessuno? Torniamo di là. Vieni. Vieni, vieni. Nicola, vai. Chi è il tuo compagno di doppio preferito? Ma io ho giocato tanti anni con Daniele Bracciari, che lui è un grande doppista e adesso gioco solo il doppio e abbiamo vinto dei tornei insieme, quindi ci troviamo molto bene. Vieni. Come ti sei sentito quando hai giocato con Nadal? Non era ancora Nadal o era già? Sì, Pechino era già Nadal. Sì, era già Nadal, infatti poi ha vinto. Ci avevo già giocato altre volte, però comunque giocarci contro le Olimpiadi ti fa un certo effetto, insomma. Poi ho anche fatto una bella partita, ho perso al terzo, lui poi ha vinto le Olimpiadi. Quindi giocare contro lui fa sempre un certo effetto perché è un grande campione. Altre domande? Vieni. In tutta la tua carriera quanti tornei hai vinto? Partendo dagli altri 12 allora. Ma ne avrò vinti 10, 15. Adesso preciso non mi ricordo, però più o meno. Quindi si può diventare numero 27 al mondo anche senza vincere tanti tornei. Vieni. Sandrone non fa la domanda. Sandrone. Chi è Sandrone? Sandrone è cognome. Ah, aspetta, finiamo questa parte poi tu ne abbiamo. Vieni. Sandro, perché Sandrone è proprio. Come ti senti quando vinci? Come? Come ti senti quando vinci? Facciamo come festeggia quando vince, eh? Chiediamo anche se vai in discoteca, visto che prima hai detto che ci si può andare. Ma mi sento meglio di quando perdo. Sicuro, però dipende, ci sono vittorie che ti danno delle soddisfazioni diverse. Ovviamente vincere è sempre molto bello, però ci sono tanti tipi di vittorie. Comunque mi sento sempre bene. Sandrone! Oh. Torniamo anche di là, arriviamo! Ho sentito che Federer ti ha sempre chiamato come compagno di allenamento, perché? Perché con Federer ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, lui alla mia età, quindi abbiamo giocato insieme anche i tornei under 14, under 16, e è rimasto tutt'oggi un buon rapporto, ogni tanto ci sentiamo, quindi penso sia per questo. Soddisfatto la risposta? Di là, altre domande? Nessuno? Torniamo in qua? Prego! Tutte e tre, guarda. Venite qua tutte e tre così, intanto una per volta. Vieni. Qual è stata la tua partita più emozionante? Lei è chiara, intanto io leggo sul cappellino, sfrutto. Ma la mia partita più emozionante è stata...
diciamo agli inizi, quando per vincere, ero ancora, avevo 22 anni, non avevo ancora giocato su un campo, diciamo, da 10.000 persone, a Roland Garros, contro un francese, Grosjean, e io ero 200 del mondo, lui era 10 del mondo. Alla fine, prima di entrare in campo ero emozionatissimo, per fortuna poi mi sono concentrato sul match, alla fine è andato anche bene, anche io. Ma venite, non vi mangia? Vediamo la scuola, vai! Come ti sei sentita la prima volta che ti hanno avvocato in Coppa Davis? In azzurro! Avevi già giocato nelle giovanili? Sì, ho giocato nelle giovanili, però insomma giocare Coppa Davis è un qualcosa in più, ti dà una carica in più, perché comunque sai che non giochi solo per te stesso, ma giochi per tutta l'Italia, quindi io, per me è stata, ogni volta che gioco in Davis, ho iniziato, ho fatto l'esordio nel 2004, per me insomma indossare la maglia azzurra è stato sempre un onore. Lei era Maria Teresa. Poi finiamo le domande. Quando stai sotto, come fai a recuperare? Solo cuore? Quando sto sotto non è facile recuperare, però insomma quando sei in campo dai tutto fino alla fine, speri che qualcosa cambia nel match, la mente giusta, tanta voglia di vincere, magari tante volte capita che recuperi, altre volte non male, però l'importante è provarci sempre fino alla fine. Maestri, nessuno gli è venuto qualche curiosità? No. Sì, lui voleva fare la domanda. Barbero, nomi tutti. Da applauso a Barbero, bravo! Bravo! La faccio volentieri. Dopo aver terminato la tua carriera da tennista, cosa pensi di continuare nel mondo del tennis o hai deciso di prendere la testare? Ma io sicuramente nel mondo del tennis, comunque ho dato tutto, cioè ho iniziato già a tennis da 8 anni, la mia vita è il tennis e comunque continuerà ad essere il tennis. Adesso come adesso non ti so dire cosa farò perché ancora gioco, però sicuramente rimanere nell'ambito del tennis, ve lo assicuro. Grazie. Allora, mentre vi sistemate per la foto, Pongo preferisce giocare all'aperto, preferisce la terra perché il campo veloce, sulla terra la sua carriera. Intanto prego, se volete intanto avvicinarvi per fare la foto tutti insieme. Ma potete starci fuori dal campo? Cosa fa? Legge? Devi sedervi a terra. A terra così. Così. Girati verso di là. Ti sono cresciuto il naso, quindi lasciamo stare. Ragazzi, dovete sedervi a terra, Seduti, mettete seduti. Vabbè, avrai nuovi una passione, leggi dei libri gialli, non so, ascolti. Libri proprio, no. Mi piace ascoltare musica, cinema e mangiare bene. Ristoranti, cerco di un po' di ristoranti, quelli buoni. Ma cucini anche, visto che tanti anni no. Molto, abbastanza molto legato, direi. Ma perché lì, ragazza? Questa era Potito Staraccio al Centro Tecnico Federale di Sestola. Grazie Pongo. Tra un attimo giocherà con gli allievi del Centro Tecnico. Intanto, foto di gruppo. Sulla bandiera. Poi fa un po' impressione però essere stati a Palagano e trovarsi qualche anno dopo dall'altra parte del campo, quindi come ospite d'onore. E c'è il nostro applauso per Potito Staraccio che da lunedì sarà impegnato a San Marino al torneo ATP della Circuito Challenger. Un ATP che ti ha sempre poi stato molto bene perché a San Marino ti sei divertito.
divertito, qualche risultato importante l'hai fatto? Sì, a Marino ho vinto 3 volte, ho fatto anche 2 finali, quindi è un torneo che mi piace molto e spero anche quest'anno di arrivare in fondo. Ovviamente all'imbocca al lupo, centro tecnico di Sessola, Bottito Starace a San Marino, che adesso va in campo duro con gli allievi del centro. Sei grande, Popo, sei grande. Non sarei chi è sta cosa.